Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, siamo nella clausura, il primo piano, il piano della cella di Padre Pio, la cella numero uno che tutti i pellegrini possono visitare, ma c'è anche qui la cella numero 5. Ma qui anche oggi per ricordare un confratello di Padre Pio, Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi. Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi è stato guardiano del convento di San Giovanni Rotondo dal 28 agosto del 28 al 26 agosto del 41. Ma vogliamo parlarvi di qualcosa di particolare, di significativo, oltre al fatto che lui era un grande amico di Padre Pio, confessore, e nell'ultimo periodo della sua esistenza terrena, come ci ricorda questa icona, questi brevi cenni riguardanti la sua vita, è stato anche una persona, un frate che ha notato dei fatti particolarmente importanti, come ad esempio l'interrogatorio sull'origine delle stimmate. Infatti, in questo piccolo opuscoletto che è stato realizzato da padre Gerardo di Flumeri, vice postulatore della causa di canonizzazione di padre Pio da Pietrelcina, e vogliamo ricordare anche lui quest'oggi, lui ci racconta, riprendendo questo fatto, di padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, che padre Raffaele, finita la guerra, lui tornò qui in convento. Era il 1919. Lui rientra a Foggia nell'agosto del 1919, chiede permesso al provinciale di fare un salto qui a San Giovanni Rotondo e poter incontrare il suo caro compagno, padre Pio da Pietrelcina, che lui aveva saputo che aveva ricevuto le stimmate. E lui dice: "Mi fermai qui per 4 giorni". Grande era il concorso di forestieri e in quei giorni erano là anche il vescovo di Lecce, Monsignor Costa, Zitore, l'arciprete di Pietrelcina, che conobbi proprio in quell'occasione per la prima volta. Padre Pio, dopo tanti anni di prova, racconta padre Raffaele, era un frate che lo accolse con grande entusiasmo, fraternità. In quell'occasione, scrive padre Raffaele, potei notare effettivamente quello che raccontavano e quello che leggevo anche sui giornali, tutto rispondeva a verità. Qui c'era tantissima gente. La sera però del 19, quindi siamo al 19 settembre del 1919, feci la confessione generale con lui in coro, mentre la comunità era andata a cena. Dopo tanti anni di guerra, di sofferenza, lui mi rincuorò e mi promise della sua assistenza spirituale e fu proprio così per tutta la sua vita. Ero grande, scrive, dopo 8 anni di vita militare dovevo continuare gli studi teologici per prepararmi all'ordinazione sacerdotale. Dormivo in una cella angusta, racconta padre Raffaele. Siamo in questo corridoio, quindi stiamo ritornando proprio in quell'occasione, a quei tempi, quasi di fronte alla cella numero 5. Infatti noi ci troviamo proprio di fronte alla cella numero 5, che è stata la prima cella di Padre Pio, quindi nel 1919 era la sua cella. Maria è tutta la ragione della mia speranza. Lui dice che dormiva di fronte, ma quasi di fronte. Se di fronte c'è il sacello, possiamo immaginare che questa è la cella dove dormiva padre Raffaele. Il saggio teme e schiva il male, lo stolto va avanti e non ha paura. Racconta che verso mezzanotte mi levo dal letto quasi spaventato, forse era il caldo. Il corridoio era nell'oscurità, rotta solo dalla luce incerta di un lumicino a petrolio. Mentre stavo sull'uscio, quindi qui, mentre stavo sull'uscio quasi per uscire, ecco che passa Padre Pio che stava tornando dal coro, tutto luminoso. Padre Pio aveva Gesù bambino tra le braccia. Andava a passi lenti, mormorava piccole preghiere e passò proprio davanti a me, racconta, tutto raggiante di luce, non si accorse della mia presenza. Solo alcuni anni dopo, scrive padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi in questa sua testimonianza, sono venuto a sapere che il 20 di settembre ricorreva il primo anniversario delle sue stimmate.